Bentornati ragazzi miei, qui da Diego in questo nuovo video dedicato a Yu-Gi-Oh! Master Duel. Avete capito bene? Oggi parliamo nuovamente di Dispia, perché su Master Duel è finalmente uscita la Chimera Guardiana e quindi abbiamo potuto potenziare il deck Dispia. Ancora non è brand Dispia, però tra un pochettino di mesi lo sarà. Questa è infatti la mia lista aggiornata, come vedete tra l'altro con questo deck, utilizzando solamente la nuova versione di Dispia, sono riuscito ad arrivare finora al Duelist Level 16 della Duelist Cup, che detto fra noi non è un bel evento, non è proprio un evento che mi piace, anzi sembra parecchio noioso. Detto ciò, vediamo insieme la lista, che a dire il vero è molto 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 semplice. Ci sono 3 Tragedia, 3 Aluber, un Drammaturgo, un Ad Libitum, un Dispia Teatro dei Marchiati, 3 Apertura Marchiata chiaramente, 2 Marchiato in rosso per quanto riguarda Dispia appunto. Le HT invece, come potete vedere, ci sono 3 Maxi, 2 Orco Fantasma, che potrebbero essere anche 2 Veiler a dire il vero, 3 Ash Blossom e 3 Nibiru, insieme anche a 2 Call by the Grave e 2 Droplet. Per quanto invece riguarda gli engine che vengono giocati all'interno del deck, c'è l'engine Dark Hero, ovvero Denier e Malicious, con ovviamente anche nell'extra deck Dangerous e il buon DPE. Essenzialmente si preferiscono loro due a Dasher e Celestial in Despia, perché sono dei materiali oscurità che possono sempre tornare molto molto utili per avere dei body in campo. Giochiamo anche il nostro caro Imp Filo di Catena, 3 Imp, 3 Patchwork e 2 Polimerizzazioni, con anche 2 super polimerizzazioni. E infine abbiamo ovviamente l'extra deck. L'extra deck è composto da Fango Drago, da Weather Washer per togliere 2 prank hits quando troviamo quel matchup, Dangerous, il Drago Fusione Veleno Affamato, Drago Stapelia, un Quiritis, 3 Masquerade perché sono forti da fare 3 Masquerade in alcuni casi, 2 Chimere, un Proscanion, un'Anima Abbandonata e una Anaconda Verde. Andiamo a fare una partita e vediamo un pochettino che genere di deck troviamo contro in questa Duelist Cup. Andiamo per secondi. Vabbè, in questo caso ci viene pure comodo. Speriamo di avere una buona mano, più che altro. E sicuramente, come vi dicevo, Despia è un deck che se la cava molto bene da secondo, ma che potrebbe anche andare primo senza alcun problema. L'avversario di prima è crashato, tocca iniziare un'altra partita. Olè, vediamo un po' la nostra mano. Non è niente male con questa apertura marchiata che vado subito ad utilizzare. Non è male, abbiamo 2 HT, l'avversario non risponde. Manderei giù Drammaturgo per andarmi a prendere Aluber, che chiaramente viene evocato specialmente sul terreno. Avrei preferito avere anche magari un Edge Imp in mano, sarebbe stata veramente festa grossa. Però così non è. Andiamoci a prendere Branded in Red e il nostro turno si conclude facendo Fusione Destino e settando Branded in Red. Questo è il nostro massimo tipo di giocata. Olè. Ovviamente facendo apertura marchiata in standby phase, ciò vi aiuta a giocare contro Droll, attorno a Droll, il che non è veramente male. E DPE, DPE in campo. Forte il nostro Istruttore Fenice Sorvegliante Eroe del Destino. E poi mettiamoci anche un bel Malicious, che diventa un ottimo body per la nostra Chimerozza. Olè, Malicious. Possiamo passare al nostro avversario. Prossimo turno abbiamo appunto DPE, abbiamo 2 HT in mano e abbiamo anche Marchiato in rosso, che va a riprendere il Drammaturgo per andare a usare la nostra Chimera, che in questo caso penso... Oh no, questo è Numeron. Questo è proprio Numeron. E devo fare Ash Blossom su Maglio Magico, perché è praticamente l'unica carta su cui posso tirare Ash Blossom a Numeron. Ma tecnicamente abbiamo vinto anche senza la Chimera, perché tanto lui mette a terreno, come mette a terreno o parte di DPE o parte la Chimera o parte Ogre. In questo caso lui va a fare Impermanence su DPE, perché ha chiaramente la terreno in mano. E sono mega sicuro del fatto che lui giochi Numeron. Mega sicuro.
ci posso veramente mettere la mano sul fuoco su questa cosa. Olè, che vi ho detto? Certo. Perché no? Tanto non sappiamo giocare a Yu-Gi-Oh, giochiamo a Numeron. Va bene. Beccati Ghost Ogre allora. Dai, sai che non conosci questa carta, amico mio. E mo? Che succede? È un bug, un bug, un bug. Dark Hole! Così userei Brand di Red a sto punto. Tanto per non dover buttare via due mostri, facciamo un Masquerade. Tanto lui ora non evoca nulla. Dark Hole, che si porta via Malicious, ma non le due fusioni. Arriva anche Drammaturgo dal cimitero, no? Dal bandimento. Quanto mi piace Despia. Quanto mi piace. Non... Una bella partita contro Numeron. Una bellissima partita. Ah, che divertimento giocare con... Aluberto! Ok. Sì, mi sto divertendo, a dire il vero. Mi sto molto, 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 molto divertendo. Aluber per andare a prendere, penso... Teatro, a questo punto. Facciamo effetto di Denier. Si va a riprendere il buon Malicious sull'evocazione. Il Malicious che ovviamente... Questo è bandito, sì? Sì. Il Malicious... ho preso quello al cimitero. Vabbè, sono pazzo. Non si capisce. Non si capisce con quei simbolini. Vabbè, ad ogni caso, in ogni modo, via. Teatro. Teatro, effetto, diffondere. Avere anche Malicious sarebbe stato tantino meglio, però... Ecco il nostro avversario che se ne va, finalmente. Ok, vediamo un pochettino di giocare questa partita. Che mano strana. Che mano strana. Ah, Desires, non me lo dire due volte. Ash Blossom. Non c'è nemmeno da pensarci. Bandisce 10 carte, non pesca. Miglior Ash Blossom della mia carriera. Olè. 7-1. Ma puoi giocare True Draco nella Duelist Cup nel 2022. Ma per favore. Ma togliti quel trucco e quel naso rosso. Ti scongiuro. La carta ferma mezz'aria. Il gioco non è buggato. Lo ricordiamo. Un altro Aluber. Ok, questa sepoltura shock è veramente, veramente molto utile attualmente. Può servire a fare da enabler per quanto riguarda Brand di Red. Che posso adesso prendere con Aluber, a dire il vero. Però... Sì, no, no, a dire il vero è utile. Però devo usare... Oh mio Dio... Devo dire che questo evento è veramente molto molto on point sulla situazione di questo gioco. E prima Eldritch, poi Flowanderese, True Draco. Oh, non c'è uno che gioca un deck sano di mente. Ma uno, eh. Uno. Uno. Facciamo Ash Blossom su questo schifo. Facciamo il buon DPE. Il buon DPE spaccherà questo vero Draco coglione. E poi Aluber attaccherà diretto. Eruzione dei veri dei monarchi qua, ma basta. Ma basta. Via. Attacco 1 e attacco 2. Mamma mia. Il fatto è che lui adesso se pesca un Draco qualcosa deve per forza tributare l'eruzione, quindi di pie torna usabile. Giocherei un attimo Malicious per poter avere il body da poppare poi per DPE. Però niente di più, cioè. Questo è. Potrei già fare anche sepoltura shock senza far attivare niente a lui dopo. Il che mi piace come idea. Mandiamo un tragedia e prendiamo un qualcos'altro, penso, sì. Sì, 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 sì. Mandiamo tragedia, prendiamo ad libitum, direi. Perché se mi manda al cimitero questo DPE, almeno dopo lo posso rewarnare. Cosa che altrimenti non potrei fare. Quindi prendiamo il grandissimo Ad Libitum. I server di Master Duel chiaramente sono il top. E passiamo. Denier lo lasciamo lì per il prossimo turno. Poi magari se toglie quell'eruzione dei monarchi faccio Verte, faccio Super Poli, via. Però
tutto sta in base a cosa vuole fare lui. Detto proprio onestamente, se fa una giocata sporca, non riesco a fare quello che volevo fare. Se invece si comporta da bravo guaglione, possiamo trovarci d'accordo, ecco. Diciamo le cose come stanno. Diciamolo. Se vuole fare il piacere a tutti noi di pescare, tra l'altro, no, non ci dà fastidio, no? Ci ha messo solo 30 minuti per pescare questa carta. E a quanto pare ho perso io. A quanto pare questa sera il gioco non è giocabile, per cui lascio a voi i commenti qui sotto riguardanti la nuova versione di Dispia, e voglio sapere anche se avete già spacchettato, o meglio craftato, la Chimera Guardiana. Ovviamente lasciate un mi piace, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e condividete il video con i vostri amici. Noi ovviamente ci vediamo sempre live su Twitch, link in descrizione, e in descrizione trovate anche Inside Collectors per acquistare carte di Yu-Gi-Oh! Con il codice sconto DIEGUB. E io, ragazzi, vi darò appuntamento ad un prossimo video. Alla prossima!